Eccoci in studio, pronti peraltro a collegarci con Interlagos. C'è in linea per noi Ezio Zermiani, lo vedo insieme ad amici importanti. Ti cedo quindi la linea. A te, Ezio. Eccoci qui, siamo con ospiti importanti, dicevi giustamente, e proprio Mauro Forghieri, non ha bisogno di presentazioni. Intanto diamo questa anteprima. Sarà ospite nostro per tutti i nostri Gran Premi, no? Sì. Stamattina, dopo una lunga chiacchierata con Ezio, abbiamo trovato che abbiamo gusti di cibo, di vita, eccetera, di eleganza, quindi possiamo stare insieme. Questa è andata la presentazione, subito per dire, poi hai visto e hai sentito questo servizio appena andato in onda, che dava questa filosofia, questo nuovo andamento in questo mondo del circus di Formula 1, no? Sì, se mi è permesso dire qualcosa, ci stiamo trovando davanti a una situazione particolare che diventa oramai sempre più chiara. Ci sono due campionati, uno di A e uno di B, purtroppo. C'è un grosso divario tra le prime squadre, in cui i nomi forse li ripeteremo fino alla noia, e il resto delle squadre di Formula 1. Diciamo che svettano la Honda, la Ferrari Fiat, la Renault Williams e la Benetton Ford. Poi forse c'è qualche comprimario, diciamo la Tyrrell, ma gli altri sono distaccati. E questo indipendentemente dai valori probabilmente del pilota, relativamente ai circuiti o all'orografia stessa dei terreni. Insomma. Non c'entra nulla, è l'impatto, diciamo, come si dice purtroppo volgarmente, della moneta, delle possibilità di studiare e raffinare le piccole cose. Raffinare le piccole cose, la moneta, i soldi e quindi di conseguenza piccoli accorgimenti che non danno neanche l'impressione di essere sviluppi veri e propri, invece lo sono. E l'altro nostro collaboratore, Giorgio Chiolo, lo presentiamo subito, ci farà compagnia e svilupperà e lo faremo lavorare di più di notte con i disegni. Proprio perché uno dice, grandi tecnologie, con la telecamera andiamo a vedere cosa succede. Con la telecamera non si vede assolutamente niente perché diventa spionaggio industriale, non ti fanno entrare, no? Sì, poi certe cose sono anche molto difficili da vedere, perché per esempio osservare una macchina dal sotto è praticamente impossibile. Ecco, per esempio, questo per esempio è una chicca per la pole position nel momento stesso. Un disegno del genere è praticamente... Dovremmo rivoltare le macchine, sì. Insomma, no? Le possiamo soltanto vedere quando tornano dopo un'uscita di strada appesa a un camion, però non sono situazioni molto frequenti. E invece la Formula 1 è fatta anche di tanti piccoli segreti, perché gli studi aerodinamici sono sempre più evoluti, sempre più complicati. Ecco, qui siamo ospiti della Honda che stanno pian pianino cercando di sfrattarci questi computer, eccetera, ma direi che con questi disegni noi riusciremo a spiegare con dovizia di particolari quello che non riesce ovviamente la camera, quello che non riesce il computer, praticamente come una battuta il lapis che praticamente batte il computer, no, non è male questo. Sì. Non so ancora per quanto, perché i computer sono troppo forti e troppo veloci, ecco. Ma noi ci proviamo. Ecco, Giorgio Piola, Ezio Zermiani e Mauro Forghieri vi salutano e vi danno appuntamento alla diretta di domenica. Grazie. Arrivederci a tutti quanti.